Buonasera, bentornati al TG Sport di Caffè 24. Oggi è una giornata importante, comunque la si voglia vedere. Da oggi, infatti, Diego Pennocchio è il proprietario unico del Calcio Padova, ha acquisito il 100% delle quote azionarie della società. È stato diramato un comunicato proprio dal Calcio Padova SPA, nel quale con poche righe si annuncia appunto questo passaggio di consegne completo da Cestaro a Diego Pennocchio. Un po' di subbuglio da parte dei tifosi, con qualche scritta anche sui social network, c'è un po' di aria, un po' di maretta, però c'è anche da dire che sono stati rispettati quelli che erano i patti presi l'estate scorsa nel momento appunto dell'arrivo a Padova dell'imprenditore bresciano. Quindi Padova tutto di Pennocchio, e proprio Diego Pennocchio ha parlato oggi a Bresseo, dove per noi c'era la nostra troupe con Stefano Volpe, che ha raccolto questa sintesi delle dichiarazioni del presidente, una sintesi curata da Alessia Paglia. Andiamo a vedere. Come vi avevo anticipato e come vi avevo detto, si è formalizzato quello che era negli accordi, nei modi, nei termini e nei tempi previsti. Poi forse c'era qualche diffidenza, e le cose sono come avevo detto il primo giorno che ci siamo incontrati nella conferenza stampa col Cavalier Cestaro. Nel CDA al posto dell'ex presidente Cestaro entrerà qualcun altro? Non so, sì, adesso entrerà anche qualcun altro, non ho ancora deciso, vedrò. Anche perché per statuto o c'è l'amministratore unico, un CDA fatto da due persone non può andare avanti. Da tre a, adesso non mi ricordo, minimo di tre. E quindi la società Iniziative Euganea, e questo appunto la SRL che è stata fondata proprio per acquisire le quote del Calcio Padova, è l'unica proprietaria appunto della società biancoscudata. Da segnalare sul fronte del mercato che si attendono i colpi dell'ultimo momento, proprio perché la squadra ha bisogno di rinforzarsi per uscire dai bassi fondi della classifica. Di sicuro fino a questo momento c'è appunto la chiusura del contratto con Ciano, il trasferimento poi di Raimondi già da qualche giorno alla Trapani, che sarà prossimo avversario del Padova. Si sta cercando a tutti i costi una sistemazione anche per Legati e Trevisan, che ormai sono invisi dalla tifoseria biancoscudata. Ma a proposito di tifoseria, parliamo di quanto è accaduto ieri sera. Bella festa al club Conselve biancoscudata, dove hanno partecipato anche un paio di giocatori del Padova, a cominciare da Mazzoni per continuare con Cuffa. E proprio in questa occasione Stefano Volpe ha voluto sentire un po' quello che è l'umore dei giocatori all'interno dello spogliatoio. Si è vociferato molto in questi giorni anche di una possibile così reazione da parte della squadra nei confronti dell'allenatore Mutti. Insomma, c'è un po' di maretta, sinceramente. Ma allora Stefano Volpe ha cercato di sentire qualcosa di più intervistando Mattia Scuffa. Mattias, che sensazioni ti dà ricordare per Mario Morosini, a distanza di quasi di 2 anni dalla morte, insomma, questo affetto che c'è ancora nei suoi confronti? È una cosa bellissima, no? Ricordare per Mario con quel suo sorriso, una persona solare come era lui, penso che è una cosa stupenda ricordare un gran uomo soprattutto, no? Cosa vi rimane infatti di lui, di come persona, magari del suo insegnamento di vita? Sì, quello ti insegnano tante cose, no? Che a volte lui non dimostrava tutti i problemi che aveva nella vita, ma essendo forte è sempre solare con il sorriso, ti fa capire che i problemi veri nella vita sono altri a volte, no? E noi ci preoccupiamo a volte troppo di una cosa quando a volte ci sono altre più importanti. No? Cosa si potrebbe fare secondo te, siamo anche i tifosi, per ricordarlo al massimo anche nei prossimi anni? Sicuramente continuare questo club qua che hanno fatto i ragazzi, sicuramente è da ringraziare, perché è una cosa bellissima di non lasciar perdere a scordarsi di una gran persona. No? Senti, i tifosi cosa vi hanno detto i giocatori? No, sicuramente adesso sono tutti qua presenti, è una cosa bellissima che sono tutti insieme, stare insieme per queste club, e stare infatti non solo per Pirmari, infatti anche per Giulio, un ragazzo che è venuto a mancare della stessa maniera, è una cosa bellissima ricordare anche lui. No? Abbiamo detto verremo a brindare a Bresseo, speriamo insomma a breve.
Sì, ci hanno detto vogliono venire a stappare con noi, sicuramente, speriamo, noi ci metteremo sempre il massimo impegno, il lavoro, noi è il campo quello che deve far parlare, no? Quanto lo senti tu l'affetto dei tifosi nei tuoi confronti? Tantissimo, sicuramente questa è una cosa bellissima, no? Che sanno che ci tengo alla mia squadra, ai miei compagni, alla maglia, ci tengo tanto e sicuramente lotteremo fino alla fine per risollevarci da questa situazione. Bene, lasciamo da parte allora il Padova, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Ripetiamo la notizia appunto che è proprio di oggi pomeriggio con il comunicato ufficiale della società. Diego Pennocchio ha acquisito il 100% delle azioni della Padova. Ma parliamo dell'altra padovana che milita nel campionato di Serie B, il Cittadella. Come è messa a proposito di mercato? La società granata ha bisogno di rinforzarsi assolutamente perché il girone d'andata è stato abbastanza deficitario. Primo fra tutti è il capitolo di Roberto che non vuole firmare il rinnovo del contratto e quindi Marchetti, direttore generale del Cittadella, si trova un attimino in difficoltà, perché se Di Roberto arrivasse a fine campionato senza aver rinnovato il contratto, il Cittadella lo perderebbe ovviamente perché svincolato. Allora o viene venduto, ceduto proprio in questo mercato di gennaio a una buona cifra, oppure Di Roberto rinnova per altri 3 anni, la Cittadella gli ha proposto un contratto piuttosto succulento, però ancora Di Roberto tentenna, evidentemente su di lui ci sono società più grosse che intendono portarselo via. Ci spiega un po' tutta la situazione del mercato del Cittadella Giacomo Borile in questo servizio. Il Cittadella è in una fase di mercato che può portare importanti sviluppi. I nomi in ballo, infatti, sono molti. Nelle ultime ore è spuntato un nome importante. Lui è Martino Borghese, classe 1987, ex Bari, attualmente allo Spezia che non sta giocando con continuità, motivo per cui la società ligure sta cercando di cederlo in prestito. Borghese, che tra Bari e Provercelli vanta già più di 60 presenze in B, sarebbe un rinforzo importante per la difesa di Foscarini. Per quanto riguarda il reparto offensivo, l'attaccante Nunzio Di Roberto non ha trovato l'accordo con il Cittadella per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. A questo punto la società veneta, per non perderlo a parametro zero, potrebbe anche vendere il calciatore, il quale ha da poco superato il record di reti segnate in B da Stefano Ghirardello con la casacca granata. Sulle tracce del calciatore si sarebbero portate diverse società cadette, quali Varese, Carpi e Pescara, le quali potrebbero sferrare presto l'attacco decisivo. Bielanovic può diventare una pedina di scambio nell'affare di Roberto, anche se per Marchetti non è l'unica opzione. L'unico vero obiettivo di mercato per la squadra granata è Gianluca Litteri, classe 1988, attualmente alla Ternana. Litteri è la punta di peso che farebbe comodo a Foscarini. Nonostante i 25 anni, il giocatore ha già una grande esperienza alle spalle. Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, dove vince il campionato primavera nel 2007 e il torneo di Viareggio nel 2008, l'anno successivo il Treviso lo prende in comproprietà dall'Inter e viene mandato allo Slavia Praga, dove un infortunio lo tiene lontano dal campo per un lungo periodo. Rientra in Italia e passa al Vicenza, quindi alla Salernitana, prima di essere preso dalla Ternana in prima divisione. 31 presenze e 5 gol il primo anno. In Serie B, nella passata stagione, ha totalizzato 35 gettoni e messo a segno 8 gol. In questa prima parte del campionato è stato utilizzato poco, solo in 6 gare, motivo per il quale Litteri potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura. Ipotizzando la coppia Litteri-Coralli, Foscarini punterebbe sul 4-4-2, modulo ideale per esaltare le caratteristiche delle due punte. Staremo a vedere allora come va a finire la questione mercato, mancano ancora pochi giorni, dalla prossima settimana riprende il campionato. Voglio ricordarvi a proposito della festa del club biancoscudato di Conselve che un ampio servizio verrà mandato in onda proprio questa sera su Caffè 24 alle 21:30, quindi seguiteci perché è sempre una bella festa piacevole quella della Conselve biancoscudata. Voglio ringraziare per la parte tecnica Davide Maggiolo che come sempre ci assiste in questo nostro TG Sport, e posso ricordarvi anche che c'è la replica a mezzanotte, l'orario poi alle 19:45 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e poi il nostro telegiornale si può vedere anche sulla pagina Facebook Caffè 24 Sport. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci a domani, buona serata.